E buongiorno ragazzi, abbiamo caricato 8:41, è andato l'ora alle 8:30, pensavo l'uscita, poi ci è voluto un attimino per le bolle. Questo qui l'ho visto ieri sera, ha dormito anche lui qua vicino. Infatti abbiamo fatto due parole, mi ha detto ho dormito qui, ho detto, vabbè, poi il colore insomma è un po' particolare, ah, è vero, ora che ci penso t'ho visto. È arrivato alle 5, gli hanno detto domani. Ora, allora, il bello sarà uscire di qua, eh. Allora, tipo di punta, diciamo. Ora sarebbe da andare. Dai, facciamo questa e poi andiamo. Okay, siamo freddi, cioè abbiamo camion freddo. E ma pesanti nemmeno tanto, abbiamo 200 quintali scarsi. 190 e 3 mi sembra. Vabbè, ormai la pesata gliel'ho data. Eravamo 13 tonnellate e 9, 139 quintali di tara con questo rimorchio. Deve essere sui 50 quintali meno circa. No, aspetta. 60, 60, 70 quintali meno rispetto al mio che c'ha la buca. Mi sembra che il mio sia 146-47, fatto in un'altra pesa, e qua non l'ho mai tarato il mio, cioè quando capiterà non ho mai fatto la tara in questa, ma teoricamente. E abbiamo caricato, siamo a 330 qualcosa e 190 di netto mi sembra. 193 mi sembra che fosse. Magari c'è anche scritto dentro se ci guardo. E ora andiamo, già scritto in ditta se vado a scaricare due voltri, ma non mi hanno ancora risposto. C'è tempo. Abbiamo tutte casse basse, giusto? No, perché mi è sembrato un attimino strano da dire. Tutte casse basse, che di solito qua ne carico un paio sopra, invece no, partiamo con tre singole. E arriviamo circa all'ultimo asse, forse un pochino più, no, più indietro. Rimane 1 metro circa libero, 1,5 metri, forse 2. Ma no, 2 no. Per arrivare in fondo tutte doppie, poi sono 19. 110 per 116. Carico bellissimo. Un attimo abbiamo caricato. Due che scaricavano erano già lì, tipo questo qua era. Abbiamo fatto prima noi a scaricare che a noi a caricare che lui a scaricare. Vabbè, meglio così. Lamborghini. Ah, qua c'è Lamborghini. Ah, ma sembra un po' mezzo abbandonato. Qui bisogna stare attenti perché oltre a questi, che questi qui magari metti sono finti, in uno di questi paesi che ora non mi ricordo, ci sono quelli veri. Che non li vedi perché sono quelli grigi sul paletto. Bisogna starci un po' attenti. E basta. Poi ieri alla fine abbiamo fatto circa 700 km, circa perché un chilometro più chilometro meno. Oggi siamo a 705, quindi saranno stati, se vediamo quelli di oggi, quanti sono oggi? 5, no, 5 km fatti oggi. La segna 705 l'ho messo a zero ieri. A dire il vero l'ho messo a zero appena partito, quindi sarà qualche chilometro di più. Metti 700 km tondi. E li abbiamo fatti in 9 ore e 30 esatti. 9 ore e 30. Almeno siamo stati comodamente dentro le 10 ore. Cosa vogliamo di più? Però ce ne andiamo giù tranquilli come delle Pasque. È un po' caldo, 21, mettiamo 20 che. 20, ci sono 23 gradi fuori, però c'è un po' umido, mi sono un po' scaldato a fare lì. Cioè a fare lì, ho aperto da due parti, quindi qualcuno mi ha scritto adesso. E niente, direi che ci aggiorniamo dopo. Questa ragazzi è la Lamborghini. Va bene, questa è quella vera. Cioè, so per certo, lo so che qua ci passiamo davanti anche quando vado a caricare a. Come si chiama? In un'altra ditta che carichi le betoniere. Generalmente ce ne abbiamo con. Cioè, senza generalmente ce ne abbiamo col carrellone là. E questa è la Lamborghini, quella vera. No, non so cosa sia. Non ci avevo neanche sinceramente mai fatto caso. Quindi, boh. Vabbè.
Allora, sì, ci hanno detto che andiamo a scaricare. Andiamo a scaricare, ricarichiamo Aosta. E Aosta non so cosa sia. Mi ha chiamato stamattina un mio collega per chiedermi, cioè no, a dire il vero mi ha mandato un messaggio. E io dormivo ancora. Poi 20 minuti dopo mi sono svegliato, l'ho visto, perché aveva su tre bancali, ne arriva dal Veneto, e voleva chiedermi che roba era, se ci stavano sti tre bancali o se doveva passarli prima a scaricare, perché sarebbe più comodo, vedete, Lamborghini, e sarebbe più comodo andare giù, caricare e poi scaricarlo su, dato che quella ditta dove doveva lasciare i tre bancali è davanti alla nostra ditta praticamente. Però non lo so, io gli ho detto guarda, io la roba che ho caricato io l'ho caricata da un'altra parte per andare a Aosta, perché sono già stato a Cogne, un'acciaieria grossa che c'è là, ma non lo so, e quindi adesso lo scopriremo perché lo carichiamo anche noi. Se ne abbiamo voglia, tra un po' lo possiamo chiamare, chiedergli così che roba è, per farci un'idea. Anche se non ci cambia niente, perché tanto sempre là dobbiamo arrivare e caricare. Quindi, vabbè. Comunque ragazzi, oggi è nuvolo, 24 gradi, adesso ci sono. Mamma mia, come mais, sì, come mais. Come basso qua è il mais. Avranno ripiantato, avranno fatto doppio raccolto lì, come si chiama. Io non lo so di preciso come funziona. So che mi piace venire in queste zone qua che c'è la campagna, vedi i trattori, adesso ne vedi dappertutto. Perché qualunque, ma sì, sicuramente non può essere così indietro adesso che siamo a settembre ormai. Questo video l'ho registrato era il 2, il 3 settembre. E vedi i trattori che fanno di tutto e di più. Perché c'è chi ara, chi fresa, chi trebbia ancora, chi trincia, chi qualunque cosa la fanno. Quindi lì abbiamo visto prima uno con la pressa, quindi qualcuno ancora che pressa. Là vedo della polvere, quindi davanti là qualcuno starà lavorando in qualche campo ancora. A me piace. Vieni nelle campagne, l'altro che puliva qui le rive prima. Là. Ora sono curioso di sapere cosa sta facendo questo. Vedete, questo è arato da poco, qualche giorno al massimo. Questo non so se sia arato, vederlo così non me lo sembra. Magari era ripuntato, ma non lo so, sai. Che ora c'è un po' di polvere, mettiamo il circolo e cerchiamo di capire cosa succede. Vediamo. Ah. È là che sta. Vabbè, trinciano gli stocchi, vedi? Anche quello là mi sembra. Trinciano gli stocchi. Le gambe. Del mais, ovvio, a vederlo così mi sembra la polenta. E niente. Qualcuno ancora mi ha scritto che non è tanto, che è appassionato di agricoltura. Mi ha scritto su Instagram, avevo messo una storia. E, piano, eh. E ora teniamo qui Modena Brennero. Se noi andiamo a prendere la Modena poi. Ci vediamo dopo, dai. Eccoci ragazzi, vediamo che non si sogna questo qui di fermarci, che ne sono passati tre, magari ci fa fermare. Mamma mia, abbiamo fatto, ma io non lo so, tipo tre quarti d'ora di coda. Ci segnava che arrivavamo a mezzogiorno e qualcosa, io non mi ricordo. Ora 1:27, quindi calcolate, ma io non lo so quanto, ma una cosa impressionante di colonna. Per questo asfalto qua, per sto pezzettino qua che fermano, fanno passare un po' uno un po' l'altro. Mamma mia, una cosa veramente, ma io non lo so. C'è una colonna che arriva fino a Nonantola, se non di più. Autospede col Volvo blu. Boh. Veramente, non ne posso più, non ne potevo più. Non passa nessuno poi. Poi ma probabilmente anche perché qui si incastrano, come vedete, arrivano di qua. Se ci fosse messo due macchine qui non passavamo più. Transider. E c'è uno sto Volvo qua? Boh. Non lo sapevo, mai visto. Perché lavoriamo ogni tanto con loro. I viaggi, certi nostri viaggi, il mio capo li dà a loro. E sono vicini. Però non ho mai visto.
Vabbè. Finalmente si è rimessi a camminare. Non ne potevo più, non ne potevo più. Perché non vai, non cammini. Fai 5 metri, stai fermo di nuovo 2-3 minuti. 5 metri, 2-3 minuti. Vabbè. Ora abbiamo ancora 3 ore 17, 270 km. Significa che arriviamo all'1:27. Ero contento, ho detto arriviamo prestino. Era prima dell'1, mezzogiorno e qualcosa. Non mi ricordo più, non ci ho guardato. Invece, oh, coda. Speriamo di non trovare almeno niente adesso. Ieri già la 1 era incasinata tutto il giorno. Poi ho fatto bene a uscire la Castel San Pietro. Altrimenti perdevo anche lì un sacco di tempo. Neanche arrivavo dove volevo arrivare ieri sera. Vabbè. Dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, siamo qui a Modena Nord. Adesso prendiamo l'autostrada. Qui c'è il turismo. Questi li caricano, non lo so, però anche a Genova, se sono quei furgoni ristrambi. C'è avanti questo NF qua, che è un Mercedes con le telecamere. Ce n'è uno uguale, non so, magari potrebbe anche essere lui. Un altro ragazzo che fa i video qua su YouTube, si chiama Truck Vlog Italy. Lui mi sembra anche in gamba, perché se vi piace vedere, tipo, lui fa vedere anche i carichi, gli scarichi, cosa che io non faccio. Quindi, ci infiliamo di qua. Ma sì, sembra che vadano. Vedi, abbiamo fatto bene a passare di qua. Perché lui è un Mercedes del genere. Non so se potrebbe essere lui. Va a sapere. Noi prendiamo direzione nord. Lui, se se ne va a casa, prende direzione sud. Prende per Ancona. Ora ce ne andiamo, direzione Voltri sempre. Ci arriviamo, perché siamo mangiati un po' di ore. Siamo mangiati un po' di ore. 3:05, 3:18. Perfetto. Poi là a fare la mezz'ora non ci sarà problema, in qualche modo la facciamo. Posto ce n'è quanto ne vuoi. Ci aggiorniamo dopo, dai ragazzi. Allora, vedete qua ragazzi, siamo alla stazione Medio Padana dell'alta velocità qui a Reggio Emilia. Io qui sotto ci ho scaricato. No, sto scherzando, vi sto prendendo in giro, ve l'ho già detto, lo so. Quella è la scaletta dove salivo. Io provo dei tubi. No, non ce n'è tubi adesso, perché li mettevano di qua, accostati al muro di qua. Niente, come non detto. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in fondo ai Giovi. Adesso ce ne usciamo e andiamo là dove c'è quelle gru, più o meno, un pochino più in qua. Sono le 13:20, abbiamo ancora 21 minuti di guida, quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Ci parcheggiamo là e poi un chilometro per Livorno da Nervi, non mi interessa, neanche per dopo. E poi vediamo se ce la fanno fare prima di scaricare, dopo che scarichiamo, quando la faremo sta pausa, sta mezz'ora, è da fare mezz'ora, quindi vediamo, no? Sono anche curioso di sapere cosa carico. Che poi non penso ci andrò, perché mi ha detto carichi, porti a casa. Ma magari ci vado anch'io domani ad Aosta, nel senso. Però vediamo. Mettiamo già la freccia, così questi non mi provano neanche a sorpassare sulla destra. Ok. Per cui tante volte, anche se insomma, c'è l'uscita qua, devi prepararti a mettere subito, a metterti subito a destra, perché sennò potrebbe diventare problematico. Ok. Ci sarà qualcuno che conosciamo qua? Qualche collega? Qualcuno che conosciamo? Sicuramente sì, oltre a quelli che ci lavorano, ovviamente, nel senso lì. Qualche collega probabilmente pure. Che ora è? L'1:21, abbiamo detto. Sì, potrebbe essere. Là sono un po' attappati. E vabbè. Adesso qui sta facendo i lavori, conviene stare sempre a destra. Tutti sono, cioè tutti, tanti stanno ancora nel primo telepass a sinistra. E mi butto tutto a destra. Almeno sono tranquillo che sulla destra non mi viene nessuno. Se no devi guardare sinistra e destra. Ti metti tu subito a destra. Poi quando ne arrivi
dal di là è meglio, perché sei già sulla destra. Dal di qua, boh, ora vediamo se abbiamo qualcuno sulla destra, altrimenti ci andiamo di sempre, andiamo là a destra. Sembrerebbe che non ci sia nessuno. Allora ci mettiamo lì, dove voglio mettermi io, sperando che quelli là si siano sbloccati da là e che non ci blocchiamo noi. C'è appena andato uno che si è bloccato, o no? Beh, tanto bisogna per forza andare là, perché tutti gli altri sono chiusi. Ce n'è due, uno e due, ma sono chiusi. Quindi per forza qua. Basta freccia, grazie. E almeno se fossi lì devi guardare magari da destra che ti arrivano, ti fanno così. Qui di là non può arrivare nessuno. Meglio ancora. Sto qua davanti, cos'è? Balestrato probabilmente, a vedere da come è vecchio. Rimorchio. È targato già AB, Però mi dà l'idea che possa essere balestrato. Boh. Non lo so. Vediamo, di qua a sinistra c'è qualcuno? Non si vede mica tanto bene. Dei miei colleghi non mi sembra. C'è un po' di fila a prendere i container, a portarli a VT al M01, VTR. Mai capito bene come si chiama, VTR, M01. Tutte e due i modi forse si chiama. Ah, comunque vediamo che rimorchi ci sono qua, nel caso ce lo chiedessero. Il pianale del portacontainer. E c'è un ragazzo che mi ha scritto, che ringrazio, mi ha scritto che lui fa container e che avevo chiesto un po' di tempo fa come, se qualcuno sapeva come mai c'erano tutti questi Apagloid nuovi, come mai li avevano portati qui. Mi ha detto che tempo fa è stato, c'era tanta domanda di container che non ce n'erano a quanto pare. Ma questo lo sapevo anch'io. E Apagloid, che è una delle più grandi, mi ha detto che, dato che è un porto di riferimento loro, a Genova, li hanno, Voltri qua in questo caso, li hanno portati qua. Che non lo sapevo. Adesso lo sappiamo. Questo è un collega. Vediamo se poi lo beccheremo a venire indietro. È un padroncino che lavora con noi, insomma. Non c'è scritto niente, come vedrete. Bello Scania grigio. A me quel colore lì piace da matti. Grigio così sul camion. C'è un due. Sono due fratelli. Uno così e uno la serie prima. Veramente bello quel grigio lì. O così un po' leggermente anche più chiaro. Secondo me sono due colori bellissimi. Sì. Tempo di guida superiore a 4 ore e un quarto. Va bene. Tanto adesso mi fermo. Stiro questo e mi fermo. Qui corrono tutti, ma togliamo anche da qua. E ho capito. Corrono tutti. Tutte le volte li vedi che corrono. Sulle strisce, nel senso, non c'è mica bisogno. Anche perché andiamo piano. Fossimo che mi vedi arrivare a 90 all'ora, un conto. A parte che, ma piano. Qui c'è sempre sto buco, non me lo ricordo mai. Ma siamo a 20-30 all'ora al massimo. Meglio. Vediamo, eccolo là che passa. Probabilmente mi avrà visto già quando l'avevo salutato venire giù, perché insomma si vede. Qui abituati a vedere tutti i container, come vedete sono tutti container. Vedi un centinato, che noi siamo, non vi dico gli unici, ma siamo, penso, i più tanti che vengono dentro qua col centinato su un carena, quindi vedi il centinato, probabilmente ti salta l'occhio subito. Ora questi qui fanno viabilità, fanno amici di aspettare. Sì, aspetto. Sì, ho capito, aspetto. Cioè qui prima si passava tanto bene. Ha messo questi New Jersey di qua e di là per non far parcheggiare la gente, noi, che poi andiamo da Bruzzone, cioè quel terminal dove stiamo andando adesso là.
E hanno incasinato, perché prima si passava tanto bene. Adesso, quando i camion... Sì che questi non si sono neanche tenuti tanto attaccati, ma quando parcheggiano sia di qua che di là, perché poi la fila diventa lunga, questi qui praticamente... Sì. Questi qui praticamente sono tutti in fila per andare qui dentro. Quando la fila diventa lunga, ce li hai qua, fanno il giro e tornano indietro. E in mezzo diventa un macello passarci. Perché ha messo sti cosi? Ah, di qua l'hanno tolti. Mi sembra che ci fossero anche di qua. Quella è una stupidata, eh. Però non è un'idea tanto furba, secondo me. Ora noi dove ci andiamo a mettere? Andiamo avanti. Al massimo torni... No, qua c'è un buco? C'è questo che rompe un po'. Se posso mi metto dietro arco. Sì, sì, c'è il posto. Ci passo anche di qua? No. Meglio non si infilarci. Questo si è andato a mettere tanto avanti. Mamma mia. Attenzione qua che ti arrivano le macchine. Ok. Indietro. E ci mettiamo qui che... è un posto buono. E ho capito quanto siamo. 12 minuti. Stai tranquillo. Ogni volta che ti fermi, perché te lo segno. E poi non sbatti, quando sei... Ti mette ancora più l'ansia quando stai vicino, vicino a... Cioè, ti devi quasi fermare e stai finendo le ore, perché senti lui che ti fa ding 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 di continuo. Buono. Mettiamolo in pausa. Vado a portare i documenti, ragazzi. Ecco ragazzi, questo era il carico. Ho già aperto, ho messo le stecche qui. Almeno ci portiamo avanti. 19. Sì, come vedete in fondo rimane un metro scarso. E via. Adesso vediamo che ci chiamano e andiamo a scaricare. Ok ragazzi, abbiamo scaricato e ricaricato. Allora, facciamo passare questo furgone qua dietro. Mettiamo un po' il bip bip se lo trovo. Almeno siamo ancora più precisi. E via. Questo ora deve passare ovviamente. Vabbè, già che siamo qui non stringiamo troppo. Approfittiamo e mandiamo giù il carrello. Facciamo così. Non va giù ovviamente. È andato, taci che è andato. Ora andiamo anche noi. E finanza, fa mica il giro? No. Andiamo. Abbiamo caricato 19 bancali. Quest'ora perché si deve mettere in mezzo? Mamma mia, quante manovre devi fare per una panda a girarla? Stai lì? Va bene. E vedete quello che vi dicevo? Se non ci fossero quei New Jersey là, ci passi bene due campi, cioè fila di qua, fila di là, passi bene. Se si accostano bene, ovviamente. Così diventa un po' un paciugo. Però oh, è caso loro, fanno quello che vogliono loro, quindi c'è poco da dire. E niente, 14 bancali, 120x80, mi verrebbe da dire. Non ne sono neanche 100% sicuro. Sono piccolini, abbiamo usato metà rimorchio, buttato giù l'asse perché li ho messi a due. Però sono arrivato in fondo al primo asse, diciamo. Al primo asse qua, poco più di metà rimorchio. E sono 14 quintali ciascuno, quindi per distribuire un po' meglio il peso. Forse era da cominciare a metterne 1, 2, 3 singoli per di punta, diciamo. Però va bene, ormai abbiamo fatto così. Così se avanza del posto da metterci dell'altra roba, ce l'abbiamo pure. E nulla. Non ho visto nessun mio collega. Stranamente. Bah, vabbè. Questo. Wow.
Questo deve girare. Però fa passare quello. No, non fa passare quello. Quello lì è un po' persa. Una ragazza. Se ne vedono a fare container. È un po' persa, non sa bene dove andare. Ciao. O è in coda e non vuole impegnare la rotonda, ma capisco che non è che ti cambia tanto. Ora per uscire meglio a noi cosa ci conviene fare? Dritti. Bello quello là blu. È italiano. Sì, sembra di sì. Va via, va via. No, bellino con le cose bianche. Ora ho la strada più facile per uscire, ma sarà andare dritti. Dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Comunque ragazzi, se vi chiedete perché ho fatto la mezz'ora, cioè se sono riuscito a fare la mezz'ora, ora questo dovrà girare, vero? Sicuro. Infatti. Sì, siamo riusciti bene a farla prima che ci chiamasse dentro. Abbiamo aspettato tre quarti d'ora. Forse anche un'ora. Abbiamo aspettato un po'. Quindi siamo riusciti. E questo rimorchio qui non è proprio il massimo, perché bene o male che io abbia abbassato il carrello, cioè ora non c'ho 300 quintali in mezzo. Però vedete che questo, a differenza del mio che ha la buca, quindi piega meno, è più rigido, questo no. E anche l'altro nuovo, questo più di tutti, si vede un pochettino, fa un po' di pancia dalla parte di là, si vede meglio il telo. Per questo anche è bene abbassare l'asta in questo caso. Perché con l'altro, ora vi racconto cosa è successo. Con l'altro rimorchio che è successo, una cosa simile, era caricato pesante, 250 quintali, di solito sono quei coils lì, più o meno nel mezzo, erano messi nel mezzo, cioè partendo dagli assi e venire avanti fino alla ralla. E quel giorno lì, quella sera lì, è piovuto, sono stati messi lì, poi la sera è piovuto, il rimorchio era sganciato, è piovuto e si vede che faceva un po' di conca, no, faceva un po' di piega il pianale. Fa questo non si sposta neanche a morire, se ti sposterai mi metto in mezzo. Il pianale si piega sopra il tetto, diciamo, le longarine non si piegano, non... quindi loro entrano in dentro, praticamente il rimorchio è così, diventa praticamente fanno un po' di curva all'interno. Facendo quella curva all'interno ha fatto quel poco di pancia che ha accumulato l'acqua. L'acqua pian piano è diventata sempre più di più, sempre più pesante, e ha sfondato praticamente il tetto. Infatti era un lunedì mattina, sono arrivato lì, visto sto rimorchio piegato, vedevi i lati piegati, ho detto cosa ci hanno caricato qua sopra, ero curioso, ho detto guardiamoci un po', perché vedevi che era un po' piegato, ho detto boh. Ho aperto la porta dietro, mi sono trovato, ci ho fatto le foto, adesso ve le metto magari anche, mi sono trovato il rimorchio così. E non è mai successo, ho chiesto anche ai miei colleghi, non so chi l'avevo detto, al mio capo, ai miei colleghi, non è mai successo una cosa del genere, mi ha detto no. E ci siamo trovati il rimorchio così. Ora abbiamo poi alzato col muletto, si sono rotte tutte le stecchette, quelle in mezzo del tetto, che tengono il tetto, quelle trasversali, no, diciamo, per così. E boh, non so cosa sta facendo. In teoria devono sentire poi Schwarzmüller, perché rimorchio nuovo c'ha qualche mese, non ha neanche un anno. Perché neanche il mio ha un anno, che il mio è il più vecchio dei tre. Questo per dire è il più nuovo. E non dovrebbe fare un lavoro del genere. Però piegano di brutto sti qua. Questi qua che non hanno la buca. Il mio che ha la buca, no, normale. Ma anzi, bello bello solido, gli carichi. Ci ho già caricato pesi importanti. E non piega, cioè piega proprio se li carichi in mezzo. Se li carichi un po' bene, no. Questi puoi metterli come vuoi che piega comunque. Beh, vedete che fa tutto il telo, si vede la parte bassa è tirato in cima, essendo che il rimorchio fa così, rimane mollo, non si tira. E vabbè. Dai ragazzi, ci vediamo a casa, diciamo. Ok ragazzi, ci rivediamo già qua. Ho detto ci vediamo a casa, invece no. Mi ha detto adesso dall'ufficio che
domani col mio rimorchio, sono contento, scarico Greve in Chianti più Montalcino, viceversa. E ma non so cosa, perché c'è la telecamera aperta, non si sa, vabbè. Scarico quei due lì, ma penso che siano fusti vuoti tutti e due. Se tanto mi dà tanto, sono fusti vuoti tutti e due. Greve in Chianti ci sono già stato e vi ci ho anche già portato a voi. Ed è un brutto ricordo, perché in quel posto là mi ero affondato giù, in quella cantina là, e avevo fatto quelle righe che ci sono qua sul paraurti. E invece a Montalcino non ci sono mai andato, ma sicuramente chiedo, so già a chi chiedere, per se 99 su 100 una cantina, e andiamo a portare i fusti vuoti. E poi mi ha detto che ritiriamo giovedì a Piangipane, Ravenna. E anche lì presumo io che Piangipane sono quella roba là degli yacht. Forse non vi ho mai portato, li vi ho portato a Cannes, però all'esposizione degli yacht là, quello che era al festival dello yacht, la fiera che c'era là. Piangipane dovrebbe essere quella roba lì. Spero di no, da una parte, però settimana scorsa, due settimane fa, il mio capo mi ha detto, guarda, ho preso anche già i viaggi di Monte Carlo e Cannes. Ed era l'anno scorso, era questi giorni qua, ieri forse, i primi di settembre, forse era ieri, per voi è già passato, comunque i primi giorni di settembre. Quest'anno ancora non c'è stato, adesso mi manda a caricare a Piangipane, se tanto mi dà tanto, o venerdì o sabato ci tocca. L'anno scorso era di sabato, se non mi sbaglio, che ero andato giù. È andato giù sabato a scaricare. Vabbè, vediamo. Se mai vi farò il video un'altra volta a Cannes, così vedremo se è così. Sono cose che mi penso io. Poi magari non c'entra niente, vado a scaricare dei bancali di, non lo so, ferro, e caricare dei prosciutti, per quel che ne so. Quindi no, a prosciutti no, perché nel centinato no, però vedremo. Eccoci ragazzi. Allora, una piccola considerazione, perché poi passo per polemico e non voglio. Qui siamo in un tratto dove praticamente tutto è divieto di sorpasso, da Bolzaneto praticamente, no, da Bolzaneto no, da Campora, poco prima della Campora, fino in su è tutto divieto di sorpasso. Prima, in uno dei pannelli luminosi sopra, c'era scritto e com'è che se veicolo fermo al chilometro 100, ora qui siamo al 97, 3 chilometri fa. Era scritto qualche chilometro prima, eravamo chilometro 95, 105, forse era 5 chilometri di distanza. L'ho visto. Ora io per il divieto di sorpasso non metto parola, perché capita a tutti. Io sono il primo che mi è capitato di sorpassare qua, in questo tratto qua. Per un motivo o per l'altro, si può interpretare bene o male, diciamo, c'è il cartello di fine dei divieti. Io ho sorpassato, sapendo che non era proprio il 100% la fine del divieto, tipo come fa questo, no? La fine del divieto di sorpasso, in realtà sarebbe continuato, però il cartello c'era, io ho battuto un po' da lucco, ho sorpassato, c'avevo la stradale dietro, poi vi dico dopo. E dietro no, che ho sorpassato ed era dietro, mi ha visto da lontano, perché sennò non è che sono scemo. Però vabbè, passi il divieto di sorpasso, ma c'è scritto che tra 5 km al chilometro 100 c'è la macchina ferma, veicolo fermo. Sai che qui grosso modo non è che c'è tanto spazio dove andare, qui c'è la corsia d'emergenza, indietro non c'è, è molto più stretta, ma anche se ci fosse qui, e uno con un camion al un attimo il buon senso di aspettare perlomeno di passare la macchina, di vedere cosa c'è, cosa, cioè questo qui si è buttato fuori 500 metri prima, era dietro una curva che non poteva vederla, e poi si è trovato di fianco a questo, che praticamente questo ci siamo dovuti fermare perché occupava mezza della corsia di destra, perché, ma io non so, si sarà dimenticato magari questo. Perché voglio pensare che non sia così stupido da vedere che al chilometro 100 c'è il veicolo fermo, lui al chilometro
101 andando a scalare, quindi un chilometro prima dice oh, ora lo sorpasso, 500 metri prima mette fuori la freccia e supera, perché boh, non lo so, come vi ho detto passi il divieto perché ognuno fa come vuole, ma si dice che c'è un veicolo fermo, prestaci un po' di attenzione, ci abbiamo dei camion, non ci abbiamo delle biciclette, c'è una macchina che te la trovi lì dietro una curva e ti trovi due camion così che ti occupano tutta la strada, capisci bene che non è che finisce tanto bene. E vabbè, quello che vi dicevo, io ho sorpassato in quel pezzo lì, poi ho visto subito la stradale che ha messo i lampeggianti, mi è passata di fianco, mi ha messo la paletta e mi è venuta a fermare in questo parcheggino qua, qui finisce il divieto di sorpasso, però sono le 4 e non c'ho fretta, sto dietro a questo che mi va bene, vi faccio vedere dove è successo il fatto. E come vedete, se sto guidando, non ho mai smesso di guidare, mi è andata bene, devo accendere tutti i ceri che ci sono perché mi è andata veramente bene. Praticamente mi è venuto a fermare, questo una volta era un autogrill, adesso non lo è più, è chiuso come vedete, però c'è il parcheggino un pochino più avanti, vediamo chi c'è qua di bello, nessuno qua in questo parcheggio qua. Mi ha fatto uscire, a parte che l'avevo capito, mi ha fatto uscire qua e mi ha messo a fianco l'autostrada proprio. Ecco qua, subito di fianco la P, lì mi si sono messi davanti, ecco, a muso avanti, è venuto qua, mi ha detto, non mi ricordo più cosa mi ha detto, ho detto sì lo so, sbagliato, cosa gli vuoi dire? Va bene, mi ha chiesto la patente, il libretto, del rimorchio no, del trattore, e la stampata di oggi forse solo, che era a posto la stampata, le stampate ce l'ho praticamente sempre a posto, io viaggio in regola. E ho stampato, poi tira fuori la scheda, dammi la scheda, gli ho dato la scheda. È andato in macchina, torna un attimo, o no? No, mi ha detto la busta paga io le tengo. E mi ci è voluto, adesso ho cambiato posto, prima ce l'avevo praticamente qui dietro, dentro una borsa, dentro, perché quando, adesso per fortuna è praticamente un sacco di tempo che non mi capita più, prima magari cambiavo, era un periodo magari che cambiavo un po' di più, prendevo un po' la motrice, un po', vabbè, il furgone, metti che, però adesso per fortuna mi tengo stretto il mio e quindi ce l'avevo dentro una borsa che con la roba che mi serviva magari per andare avanti e indietro, metti, no? Una stupidata perché non cambiavo praticamente mai, però vabbè, lasciamo perdere. E ce l'avevo dentro sta borsa, io ho tempo di prendere e aprire la borsa, avevo le buste paga in mano, gli stavo per dare, forse avevo l'ultima, era di un due mesi prima, il mese prima, non era proprio l'ultima, ho detto vabbè, fa niente, gliel'ho data in mano. Come gliel'ho data in mano, l'altro che l'avevo visto era al telefono, cioè gli ero suonato il telefono, ha risposto, è venuto qui e non ho capito bene cosa gli si sono detti, però quello che mi stava prendendo i documenti a me gli ha detto ma dobbiamo proprio, nel senso è urgente, ora non mi ricordo cosa gli ha detto, dobbiamo proprio, una cosa del genere comunque gli ha detto, e l'altro gli fa sì, allora mi ha ridato tutto mi ha detto vai va, e io devo accendere veramente tutti i ceri che ci sono in tutte le chiese qua, perché sì, non lo so, però cioè ti ritirano la patente fino a 6 mesi, non è che, ora non mi ricordo, sì, ti tolgono la patente fino a 6 mesi mi sembra che sia, una cosa del genere, e quindi non è proprio una bella cosa farti togliere la patente però mi è andata bene, e adesso, che tra l'altro i Giovi e il Brennero sono quello è chiuso? No, sono le due autostrade dove ritirano più patenti, perché la gente supera. Io sul Brennero
non penso di aver mai sorpassato, anche perché lo sai, è una fregatura sorpassare sul Brennero. Qua ogni tanto ti capita, però la fai da furbo. La fai magari, cioè, sai che c'è 3-4 camion davanti, c'è il cartello, la fai magari 100 metri prima del cartello. Non la vai a fare dove c'è il divieto pieno. Tutto lì. Questa era la mia storia su come ho rischiato di perdere la patente dopo neanche un anno. Non era neanche un anno. Bisogna starci attenti. E per farla breve, insomma, quello lì... Io mi voglio credere che se la sia dimenticato, che c'era quella macchina ferma lì, perché veramente sei scemo se vai a sorpassare. Sono due corsie così, ma così c'è ancora spazio lì, qui due corsie, un camion che supera un altro camion, e c'è la macchina ferma. Lo sai, perché quello lì portava un container. So anche di che ditta, cioè l'ho visto la ditta, è di Genova. Lo sai che la strada com'è. Vabbè, basta, che sennò poi divento polemico. Però io voglio sperare che si sia dimenticato che c'era sta macchina ferma, altrimenti veramente E basta, ragazzi, dai, io direi che possiamo concludere qua, tanto no, ora andiamo a casa e via. Cioè, i vetri un po' sporchi, ora magari gli do una lavata, perché non sono proprio pulitissimi lì, purtroppo c'è polvere. E niente, spero che vi sia piaciuto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.